Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar. Oggi parliamo della procedura per l'esercizio dei diritti degli interessati. Quindi abbiamo con noi, come al solito, Aldo Lupi, DPO e ovviamente della parte dell'ufficio RPD di Sinet. Come al solito direi che lasciamo lo spazio alle vostre domande all'interno della chat e al limite risponderemo poi, quindi potete tranquillamente scrivere le vostre richieste oppure alzare la mano per la parte, diciamo, finale del webinar in cui effettueremo un po' di domanda-risposta. E io passo la parola ad Aldo, che ci illustrerà appunto l'argomento del giorno. Grazie, Aldo. Buongiorno a voi, benvenuti. L'argomento che affrontiamo oggi sarà un argomento che anzitutto è una delle basi della protezione dei dati personali in generale, già ben oltre il regolamento europeo, ma era già toccata ai tempi del vecchio codice della privacy. Un argomento che secondo me diventa sempre più attuale per i motivi che vedremo adesso. Anzitutto però prima vorrei fare una considerazione che faccio spesso, però è importante che ritornarci su questo tema qua. La protezione dei dati personali è una materia estremamente liquida, una materia liquida che anzitutto è fatta di sostanze purissime, che tra l'altro oggi ne vedremo una perché è importante, ma che prende sempre la forma del contesto in cui ci troviamo. Ed è per questo che noi dobbiamo ragionare diversamente ogni volta che ci affacciamo a trattare i dati in una certa maniera. La norma non disciplina il dato, ma quello che si fa con quel dato. Noi abbiamo visto poco tempo fa anche la procedura per la pubblicazione dei dati online, no? Vi ricordate, quando noi redigiamo una notifica, lo facciamo perché questa notifica poi verrà comunicata al soggetto destinatario, ma nello stesso tempo facciamo un secondo trattamento, che è la pubblicazione dei dati online. Quindi, come vedete, guardiamo da angoli diversi lo stesso argomento, che è lo stesso tema. Vi dicevo che appunto è fatta da elementi purissimi. Tra questi c'è proprio il diritto dell'interessato, cioè non voglio buttarmi in tesi filosofiche, sono molto pratico su quando vi dico queste cose qua. Per quale motivo? Perché chiaramente gli elementi con cui noi dobbiamo vedere le cose quando le trattiamo sono sempre gli occhi dell'interessato. Ricordatevi, l'uomo è la misura di tutte le cose e nel nostro caso l'unità di misura. Scusate, ho dimenticato di silenziare il telefono. Ecco fatto. E l'unità di misura non è sancita né dal regolamento europeo, né dall'autorità garante della privacy, né da me che sono il responsabile dei dati, protezione dati, né da voi che siete i rappresentanti che agiscono per conto del titolare. La misura di tutte le cose la fa l'interessato stesso, cioè tenete conto che la percezione che ha lui di come stiamo trattando i dati è veramente la cartina tornasole. Io ho dovuto gestire nell'arco di questi 3 anni di entrata di piena adozione del regolamento europeo alcune violazioni, alcuni data breach. Ho notato che i momenti in cui il garante della privacy, diciamo così, si mette il vestito a festa e apre un procedimento con una certa enfasi e con una certa attenzione sul tema, non è tanto sulla gravità del fatto, che per carità anche quello è un'unità di misura, ma quello esprime più la sua preoccupazione quanto succede qualcosa di preoccupante, quanto nella maniera in cui è stato tirato dentro dall'interessato. Quindi, come vedete, questo è l'elemento più importante. Cioè, il tema è non tanto quanto abbiamo fatto bene le cose,
ma quanto l'interessato ritiene che noi abbiamo fatto bene le cose e qualora sia stato danneggiato, anche il valore che l'interessato attribuisce a questo argomento. Come lo attribuisce questo argomento? Purtroppo quando è tardi, quando si reca dal garante e fa un reclamo. E guardate, la modalità con cui lui si rivolge al garante, diciamo così, sottolineerà oppure enfatizzerà meno il modo con cui il garante si interfaccerà con noi. Cioè, se il garante dice, guardate, quella cosa che ha fatto l'ente mi ha danneggiato duramente perché magari io stavo sostenendo dei colloqui di lavoro e la pubblicazione di quell'informazione mi ha messo in cattiva luce verso dei potenziali datori di lavoro e quindi mi ha fatto perdere un'occasione. Questo è il momento in cui il garante la prende malissimo e ci apre un procedimento giustamente con la giusta, diciamo così, dovizia. Per quale motivo? Perché per lui il diritto dell'interessato è la cartina tornasole, è l'unità di misura. Perché abbiamo fatto questa procedura? L'abbiamo fatta perché, diciamo, nel nostro percorso di messa a norma, voi sapete che nell'arco di questi anni vi ho proposto tutta una serie di bozze di procedure, dal data breach alla pubblicazione dei dati online, alla redazione dell'analisi di impatto privacy, insomma tante procedure. E siamo arrivati anche a questa. Per quale motivo? Perché mi sono accorto, chiaramente è un momento in cui stiamo crescendo tutti. Crescete voi come titolari, cresco io come responsabile di protezione dati, cresce anche l'interessato con la consapevolezza che acquisisce sempre di più su quello che facciamo con con i suoi dati. Quello che ho riscontrato è che c'è ancora, in alcuni casi, una, diciamo così, una visione, quella del bicchiere mezzo vuoto, di quando un interessato mi fa un accesso per l'esercizio dei propri diritti. Cioè, mi è capitato, per esempio, che qualche soggetto interessato mi chiedesse, guarda, voglio sapere, cioè non tanto me, chiedesse al titolare per cui io opero, io voglio sapere come state trattando i miei dati. E il titolare, ma cosa vuole questo qua? L'ennesima rottura di scatole a cui devo rispondere. Questa è la visione del bicchiere mezzo vuoto. La visione del bicchiere mezzo pieno, ed è quella che io vi invito ad avere, e quindi l'ottica con cui dovete recepire un esercizio dei diritti dell'interessato, è quella che è l'ultima possibilità che avete per recuperare un potenziale rapporto con un soggetto che, se non gli date un riscontro soddisfacente, lui si rivolgerà al garante con un reclamo. Capite perché è importante che noi lo trattiamo veramente con i guanti bianchi? Perché è una procedura, allora. Non basta una campagna di sensibilizzazione, statevi accorti e buonanotte. Preferisco di no. Preferisco spiegarvi il perché è importante una procedura, proprio con un esempio pratico. L'esempio pratico di un ente, possiamo fare un nome e un cognome perché non ledo, diciamo così, i diritti di nessuno. Il comune di Collegno è stato sanzionato dal garante della privacy con un provvedimento perché ha gestito male un riscontro per i diritti dell'interessato. Questo con tutta la buona volontà che aveva, ma che cosa è successo? Ve lo dico banalmente, è stato un problema di processo. Cioè, l'interessato ha scritto, il comune ha ricevuto questa informazione, non sapeva chi gestirla, l'ha gestita, l'ha data a un ufficio. Questo ufficio ha detto: no, non è roba mia, l'ha rimandata indietro. Chi l'ha rimandata indietro non era ancora l'ufficio destinatario, è cominciato il classico ping pong tra gli uffici del genere: è roba tua, alla mia, al me. Cosa è successo? Che nel mese di tempo che tu hai di dare un riscontro all'interessato, non hanno risposto. Anche questo si è rivolto direttamente al garante con un reclamo. Il garante ha aperto un procedimento e chiaramente ha sanzionato l'ente. Noi dobbiamo aggiungere anche un elemento importante.
Quando un soggetto interessato fa un esercizio dei propri diritti, una richiesta per l'esercizio dei propri diritti, noi dobbiamo già capire con chi abbiamo a che fare. Abbiamo a che fare con un soggetto che ha un po' di tempo disponibile per esercitare i propri diritti al comune. Ha una conoscenza base della norma. Perché se vi ha scritto vuol dire che sa che si può rivolgere a voi e chiedervi quali sono i dati che stai trattando, cosa ci stai facendo. E ha una motivazione. Le motivazioni, ve lo dico, possono essere delle più disparate, ve lo dico proprio, possono essere veramente che a lui interessa sapere che cosa state facendo con i loro dati. Possono essere anche di studio. A me è capitato in un ente regionale dove un professore universitario che lui sosteneva di insegnare privacy, in realtà insegnava tecnologia, però in un'università dove si faceva anche la protezione dei dati personali. Lui ha voluto fare questo esercizio di stile per vedere come rispondevano gli enti pubblici, probabilmente come materia di studio. Però capite, alla fine l'ha fatto anche per quello. Mi è capitato anche un altro ente dove l'interessato era un DPO, cioè uno che fa il mio lavoro. Quindi, secondo me, lo ha fatto anche un pochettino per farsi vedere, perché poi così racconta la sua esperienza di essersi interfacciato con l'ente, che questo gli ha fornito riscontro in questa maniera, avrebbe dovuto fare così, avrebbe dovuto fare colà. Come vedete, sono mille le motivazioni, ma qualsiasi sia la motivazione, è una motivazione sufficiente da farvi prestare attenzione a quello che vi sta chiedendo. Tra l'altro, l'ultima, quella del DPO, ve la racconto proprio per dirvela tutta, era un ente piuttosto grandicello. E lui ha fatto una richiesta dicendo: le persone che raccolgono i rifiuti, gli ho chiesto di vedere l'informativa, perché andavano a prenderla dal cassonetto, questi non sapevano niente di che cosa stavano facendo. L'informativa che normalmente veniva attaccata sul cassonetto, era stata portata via dal vento, quindi non c'era già più. E quindi lui ha detto: manca l'informativa, l'ho chiesta ai vostri operatori, l'informativa non c'è. E lui ha scritto al comune e alla società municipalizzata del comune che faceva la gestione dei rifiuti. Il titolare in questo caso qua non era il comune per cui opero io, ma la società municipalizzata per cui sono trattati i rifiuti. Già il fatto che abbia scritto a tutti e due, io comunque ho il pomeriggio stesso, cioè proprio un quarto d'ora dopo che ho ricevuto la comunicazione, ho chiamato il comune. Qual è la situazione? È roba nostra? È roba della municipalizzata? Cerchiamo di capire. Dopodiché mi sono interfacciato con la municipalizzata e ho detto: no, guardate, è roba nostra, c'è stata questa cosa qua, è stato portato via dal vento. Dato una società molto seria, devo anche dire. Allora ho detto: guardate, facciamo così, voi rispondete, ditemi prima come avete intenzione di rispondere, perché comunque è una mia municipalizzata, ho diritto di sapere come gestiscono le cose. Appena avete risposto, fatemelo sapere, perché così lo chiamo anch'io. Perché in ogni caso, se anche io non sono il titolare, sono stato tirato in ballo, per cui devo fare molta bene attenzione a come intraprendo questo percorso. Capite che il tema non è banale, ve lo dico, non è banale perché appunto abbiamo davanti un interlocutore che vuole una risposta ed è per questo che noi dobbiamo essere bravi e gestire adeguatamente questa risposta. Quindi adesso vediamo una piccola presentazione, dopodiché vi presento invece gli aspetti salienti di questa procedura e vi dico anche chiaramente dove potete andarla a recuperare. Allora, un momento. Eccoci qua. Daniele, mi confermi che vedi le slide? Sì, si vedono, sì. Ok. Allora, anzitutto inquadriamo la finalità di questi diritti. Tutta la protezione dei dati personali si basa sul garantire i diritti
ai soggetti di cui stiamo trattando i dati. E lì, questi diritti vengono garantiti sia attraverso, come dire, il gestire con la massima sicurezza, con la massima cautela i dati che, di questi soggetti, sia informandoli preventivamente su come stiamo trattando queste informazioni, sia chiaramente fornendo un riscontro su eventuali loro questioni. Come vedete, è comunque un cerchio che si chiude. Per me è importante l'esercizio dei diritti dell'interessato, ma prima ancora fare una buona informativa, perché un'informativa fatta bene è un'informativa che già è esaustiva nei confronti dell'interessato, e quindi molto probabilmente riesco anche ad evitare, nella maggior parte dei casi, un esercizio dei suoi diritti. Nel caso che vi facevo prima, guarda caso, l'esercizio dei diritti dell'interessato è sorto nel preciso momento in cui il soggetto non trovava l'informativa stessa. L'interessato non è un soggetto passivo, ha un ampio potere di controllo e di intervento sui dati. Questi diritti possono essere esercitati senza particolari formalità. Significa che se lui prende la carta del formaggio, scrive sul retro della carta del formaggio, ve la porta al protocollo, voi dovete fornire un riscontro. Sta a noi chiaramente essere furbi e cercare di instradare l'interessato verso un riscontro, tra virgolette, addomesticato, cioè che ci faccia le domande che vogliamo sentirci dire, cioè in sostanza che eserciti correttamente il suo esercizio. Torno a quell'esempio che vi facevo prima di quel docente universitario che diceva che insegnava privacy e ha fatto quell'interrogazione. Io l'ho capito subito che non si occupava di privacy, ma di altro. Poi sono andato a vedere il suo curriculum, che ho trovato chiaramente all'amministrazione trasparente, e ho approfondito bene il tema. L'ho capito perché le domande che mi poneva, mi chiedeva la qualunque, ma cioè le misure che ho adottato, il registro dei trattamenti, il nome dei fornitori, tutte cose che lui non aveva diritto a conoscere, ma nel preciso momento in cui il soggetto non ho instradato la sua richiesta in maniera intelligente, lui si sente titolato dal chiedermi la qualunque. Poi, quando lui mi chiede tutto, diventa difficile dirgli: guarda, io ti dico questo, quest'altro no, perché non hai diritto a conoscere queste informazioni. Capite qual è il tema? Che quindi noi dobbiamo essere bravi anche a fare in modo che ci faccia delle domande che siano coerenti con quello che prevede la norma e che noi siamo anche preparati a rispondere, giustamente. È importante, come vi dicevo prima, l'interessato ha diritto di essere informato attraverso l'informativa. Su questo poi faremo anche un intervento a parte, perché è un'altra visione ulteriore per garantire i diritti. È ancora preventiva all'esercizio, se ci pensate, perché, come vi dicevo prima, un'informativa fatta bene, nella maggior parte dei casi, mi evita che l'interessato poi venga a bussare alla mia porta. L'identità e i dati di contatto vanno riportati sempre nell'informativa, e nell'informativa stessa c'è una dicitura che è quella standard. Questa è una delle poche cose che è generali per tutte le informative, cioè il fatto che lui possa esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del regolamento europeo. Vediamo quali sono i propri i diritti che può esercitare. Anzitutto, un diritto di accesso. Ho diritto di conoscere quali sono le tipologie di dati trattati, le finalità del trattamento, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, in sostanza, che tipo di dati io sto detenendo? Voglio sapere che tipo di dati trattate nel comune in cui io pago la tariffa, voglio sapere come gestite questi dati qua. È suo diritto richiedere questa cosa qua. Quindi voi direte che appunto li trattiamo per la finalità di esazione della norma, del tributo e cose del genere, che utilizziamo strumenti tecnologici, che nominiamo responsabili del trattamento, eccetera, eccetera. Diritto di rettifica. In alcuni casi, l'interessato ha diritto di ottenere la rettifica dei dati personali. Chiaramente non davanti a un obbligo di legge, non è che
se i suoi dati sono registrati all'anagrafe e decide di dire Antonio Berloni, detto Tunin, e voglio che si inserisca anche il Tunin all'interno dell'anagrafe. Naturalmente non è possibile, ma quando vi sono dei dati inesatti, lui ha diritto di farseli rettificare. Caso tipico, la pubblicazione dei dati di un curriculum se si tratta di un professionista, oppure l'aggiornamento dei dati di iscrizione alla biblioteca o anche altre situazioni in sostanza. Ha diritto anche di chiedere l'integrazione dei dati personali incompleti. Diritto di cancellazione. Anche qui i dati possono essere cancellati solamente quando la cosa è prevista da una norma di legge o di regolamento. Supponiamo che il vostro ente abbia la classica newsletter oppure l'iscrizione alla pagina di WhatsApp del comune in cui ci sono tutte le novità, ha diritto di chiedere di essere cancellato da tale servizio. Diritto alla limitazione. Il diritto alla limitazione è una sospensione provvisoria in cui il comune non può trattare questi dati qua. Per esempio, nel caso di un procedimento aperto o altre situazioni. Quindi, volendo anche diritto di richiedere la limitazione del trattamento. Come vedete, è un vincolo provvisorio di inutilizzabilità. Cessata quella circostanza, si potrà riprendere ad utilizzare questo dato. Quando si può chiedere la limitazione del trattamento? Quando l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali. Quindi vi chiedo di, nell'attesa che li aggiorniate, vi chiedo di sospendere il trattamento del dato. Oppure quando l'interessato, il trattamento è illecito o si oppone alla cancellazione dei dati personali. Faccio un altro esempio. L'interessato subisce un furto. Subisce un furto e una telecamera del comune riprende proprio quella zona lì. Voi sapete che tutte le telecamere sovrascrivono i dati automaticamente dopo 72 ore oppure una settimana a seconda della finalità di quella telecamera lì. Se è pubblica sicurezza vale una settimana, se sono altre attività di carattere del controllo del traffico, tutela delle persone, delle cose, eccetera, vale per 72 ore. Supponiamo che gli rompano il vetro e che si veda questa cosa qua. Allora può recarsi in comune non tanto farsi dare il filmato, ma quanto dire, guardate che in quel filmato lì c'è probabilmente, ci sono le prove di chi, ed è possibile identificare chi ha rotto il vetro della mia macchina. Quindi vi chiedo di bloccare la registrazione di salvare la registrazione di quell'immagine perché potrebbe servire come prova. Quindi come vedete è una limitazione nel senso, qual è il trattamento che viene limitato? Quello della cancellazione. Voi non andate a cancellare quella prova, in quel momento lì e sospendete in sostanza. Oppure in altri casi quando il trattamento è illecito. Per esempio state trattando i dati per una finalità che non era prevista e allora lui dice, fermi, nel frattempo che decidiamo, chiariamo che cosa state facendo, vi invito a non trattare ulteriormente il dato. Ci sono altre situazioni, quindi quando il titolare del trattamento non ne ha più bisogno ai fini del trattamento, si può chiedere la limitazione perché magari questi dati possono servire ancora lui per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Oppure anche quando l'interessato stesso si oppone al trattamento. Vedete, ci sono tante situazioni. La limitazione è diversa dall'opposizione. Perché cosa? Per la durata. La limitazione è una sospensione del trattamento che vi chiede di fare. L'opposizione è di far cessare in via permanente il trattamento dei dati. Chiaramente il trattamento va sempre contestualizzato, quindi anche l'opposizione, loro possono anche richiedervela. Siete voi che dovrete valutare se effettivamente l'opposizione che ha richiesto è lecita oppure no. È sempre soggetto a valutazione. Diritto alla portabilità,
Il diritto alla portabilità in genere la pubblica amministrazione non lo esercita. Quando si ha il diritto alla portabilità? Quando si trattano dei dati di carattere personale tramite strumenti dell'economia dell'informazione. Cioè, banalmente, lui ha una casella, l'interessato ha una casella di posta con quel fornitore tecnologico e chiede la portabilità, quindi di avere tutti i messaggi di posta affinché lui li possa trasmigrare in un nuovo fornitore tecnologico. Oppure ha il classico numero telefonico, decide di cambiare il carrier telefonico, quello è un esercizio della portabilità dei dati. Ok? Però capite anche voi che nel caso della pubblica amministrazione questo esercizio sia molto difficilmente esercitabile. Diritto di non essere sottoposto a una decisione automatizzata. Anche questo esercizio è difficilmente esercitabile. Questo è legato al tema della profilazione, cioè utilizzare dei dati attraverso una decisione automatizzata affinché, possano derivare delle conseguenze automatiche per il soggetto di cui si stanno trattando i dati. Faccio degli esempi pratici. Quando voi andate a chiedere il prestito, il mutuo, per la rateizzazione per l'acquisto della cameretta di vostro figlio, in tal caso, quando prima di concedervi il prestito, voi siete sottoposti a profilazione, perché il soggetto a cui voi chiedete il prestito in realtà altro non fa che andare a verificare la vostra capacità di solvibilità alla centrale rischi, verificando se siete stati buoni pagatori con debiti precedenti. Il risultato che riceverà colui che vi deve dare il prestito, cioè prestaglieli oppure non prestaglieli, è il risultato di un'analisi automatizzata fatta tramite questa verifica sulla centrale rischi. Capite il concetto di automatizzazione? Voi la profilazione in generale non la fate. Vi sconsiglio di farla perché di solito la profilazione deve portarsi dietro in grembo tutta una serie di adempimenti. Mi è capitato un rischio di profilazione poco tempo fa nel caso di utilizzo di questi software per i concorsi pubblici telematici. Voi sapete che adesso c'è questa modalità di esercizio dei concorsi pubblici telematici tramite dei software, dove normalmente in questi software c'è la possibilità magari di sottoporre ai candidati dei questionari a risposta multipla. Se il risultato fosse automatico, quindi voi non fate niente e il software vi dice Tizio e Caio sono passati, Sempronio no, quella sarebbe una profilazione, sarebbe un trattamento automatizzato dei dati. Vi sconsiglio di arrivare a questo livello, ma di fermarvi un passo prima, introducendo in sostanza un controllo manuale, cioè su tutti i questionari che sono stati sottoposti, andate a verificare quali sono gli esiti di tutte le singole risposte. Quindi Tizio ha preso 7 su 10, Caio ha preso 8 su 10, Sempronio ha preso 5 su 10. Una volta verificata con l'occhio umano l'esito, scegliete di andare a confermare la graduatoria. Ecco, l'introduzione di un elemento umano in questo processo, toglie il rischio della profilazione che poi porterebbe dietro tutta una serie di garanzie sull'automatismo. Torniamo a noi, dobbiamo quindi formalizzare una procedura. Una procedura in cui il confronto collaborativo con l'interessato è un elemento fondamentale. Ma questo è semplice, è evidente. Se ci pensate, la parola confronto collaborativo, magari a qualcuno di voi sovviene il quaderno ANCI per il riscontro dei diritti dell'accesso civico generalizzato. Vi ricordate il famoso accesso FOIA, quello sulla trasparenza? Cioè, voi tenete conto che l'interessato non deve vedere l'ente come una casa in cui lui tira una pallina e vede qual è la risposta.
non è una scatola nera l'ente. L'ente deve garantire un'interazione perché anche questo consente di stabilire un'empatia nei confronti dei soggetti e ridurre i rischi di un reclamo, perché il nostro obiettivo, oggettivamente, il nostro obiettivo primario è garantire un corretto esercizio dei diritti. L'obiettivo secondario è fare in modo che lui sia soddisfatto e non vada a reclamare dal garante della privacy. Proprio per dircela tutta con la grande sincerità che ci deve contraddistinguere. Primo passo, dobbiamo definire i canali all'interno dei quali si possono esercitare i diritti. Nella procedura che è presentata, e che dopo vi dico come trovarla, sono proprio spiegati questi aspetti qua. Dopo la scorriamo velocemente. Secondo passo, definire i tempi di risposta. In realtà non siamo noi a definire i tempi di risposta, non è che ci possiamo dare un anno e mezzo. C'è già la norma che ce lo dice. Noi dobbiamo rispondere entro un mese, oppure, nel caso di particolare complessità, entro 3 mesi. Ma se siamo nel caso di particolare complessità, noi comunque entro un mese dobbiamo dirgli: guarda, quello che ci hai chiesto è una roba talmente complicata che dobbiamo prenderci qualche giorno in più. Ti preghiamo di avere pazienza. Dobbiamo comunque offrire un riscontro. Poi, in che modo raccogliere le richieste e come gestirle dal punto di vista documentale. Definire i costi, perché è previsto dalla norma che sulla base anche del riscontro si può anche chiedere un piccolo rimborso. Però attenzione, non il costo della persona che perde 5, 6, 8 giornate per recuperare tutti i dati. No, il costo amministrativo sostenuto, quindi banalmente i costi dei supporti e cose del genere. Cioè, l'esercizio dei diritti non può essere una pratica vessatoria nei confronti del soggetto. Dobbiamo definire preventivamente il processo di controllo del soggetto. È chiaro che mi è impossibile fornire un riscontro sull'esercizio se non ho prima identificato il soggetto. Fate bene attenzione, non è una cosa banale. Non è una cosa banale. È fondamentale che voi siate certi che il soggetto che vi ha chiesto l'esercizio dei diritti sia veramente lui. Una nuova modalità di frode è quella di rivolgersi ai titolari del trattamento dicendo: io sono Mario Rossi, vorrei sapere che tipi di dati state trattando per me. Il titolare si spaventa, gli dà tutto quello che ha a disposizione senza verificare che effettivamente è Mario Rossi. Quei dati magari li date a qualcun altro che li utilizza come strumenti di truffa. Sono proprio degli strumenti fraudolenti. Ho letto un articolo interessantissimo di una scommessa che l'autore di questo articolo ha fatto con la sua fidanzata, dicendo: guarda, scommettiamo che io, loro erano dei volatori seriali, scommettiamo che io mi rivolgo a tutte le società, a tutte le società aeree con cui tu voli di solito, senza identificarmi, vediamo in quanti mi rispondono. Il 90% delle società aeree gli hanno detto vita, morte, miracoli, tutti i voli fatti, eccetera, eccetera, senza neanche verificare che il soggetto fosse veramente lui. La paura è talmente grossa di non fornire un riscontro del reclamo che hanno sbraccato, gli hanno dato tutto senza neanche verificare. Quindi, come vedete, è fondamentale andare ad identificare il soggetto a cui noi dovremmo andare a fornire questi dati. L'interessato ha diritto di ricevere le informazioni e poi anche come andare ad eseguire la richiesta. È necessario, è fondamentale un processo di presa in carico. Io so che ci sono degli enti molto piccoli all'interno della comunità montana, magari enti con 6-7 dipendenti. Questo non vuol dire che voi non dobbiate andare a formalizzare la cosa. Soprattutto ve lo dico, dov'è che casca l'asino di solito? Quando l'interessato fa una richiesta che va a investire più uffici, per esempio tributi e polizia locale, anagrafe e servizi affari generali.
questo limbo per cui no, conti di più tu, no, conto di più io, rischia di allungare i tempi e annacquare la risposta e soprattutto non capire chi dei due o dei tre va a rispondere effettivamente. Come vedete è il classico cane con troppi padroni che muore di fame. Questa è la situazione. Ragion per cui nella, diciamo così, nella procedura che vi sottoporrò è fondamentale identificare all'interno del comune un soggetto, un ufficio che faccia da trade union, che si preoccupi di correre dietro alla gente. Oh, guarda che gli dobbiamo fornire la risposta a questa gente qua, ricordatevelo. Purtroppo è necessario, perché ve lo dico, mi è già successo sia in enti molto piccoli ma anche in enti molto grandi, che illudersi dell'autoregolazione tra gli uffici non è così, non paga, alla lunga non paga. Magari una volta siete bravi, magari due siete bravi, però è impredicibile che magari avete da fare, vi sfugge, non si riesce a leggere la mail. Il rischio non è banale. Ragion per cui è sempre meglio avere un fil rouge che comunque fa questa verifica. Settimo passo, andare a rispondere agli interessati in forma scritta, chiaramente. Poi è necessario andare a rispondere, a raccogliere tutti i riscontri per l'esercizio dei diritti dell'interessato in maniera tale da poter, diciamo così, dimostrare al garante della privacy in caso di ispezione che effettivamente voi avete fatto bene le cose. Quindi adesso andiamo a vedere brevemente questa procedura. Momento che la recuperiamo. Condividi. Questa è la bozza di procedura di cui tra poco vi dirò dove andarla a recuperare. Metterò a disposizione anche una delibera di adozione per della procedura. Ci sono chiaramente delle parti da personalizzare, il nome del comune, eccetera. Qua ci sono le varie definizioni e quant'altro. In questa parte ci sono semplicemente spiegati i diritti come sono previsti dalla norma. Vedete? Viene sempre citato l'articolo di riferimento del regolamento, l'articolo 15, l'articolo 16, 17 e così via. Una volta citati tutti gli articoli, arriviamo al chi può esercitare i diritti, come si possono esercitare i diritti. Qua dovete scrivere chiaramente sul sito internet dove si trova il modulo per l'esercizio dei diritti. Guardate, il modulo lo vediamo tra poco, è un elemento fondamentale e tra poco vi spiegherò anche il perché. L'organizzazione ha definito come gestire queste richieste, quindi banalmente insieme al modulo potrete anche riportare la copia di questa procedura che è stata adottata, di modo che anche l'interessato sa che state seguendo delle regole di ingaggio ben definite. Qual è l'esercizio, l'indirizzo di posta elettronica o l'indirizzo di mail normale a cui scrivere? Nulla toglie che possano anche consegnare brevi mano al protocollo del comune. La modalità del riscontro. Qui vedete, dovete prevedere se ci sarà una cifra per il pagamento dei costi copia o cose del genere. I tempi del riscontro ce lo siamo già detti, in realtà è un mese perché non è sancito né da voi né da me, ma dal regolamento europeo. Qual è la forma? Come daremo la risposta? Anche su questa cosa qua vi spiegherò tra poco perché è importante ricondurla verso un percorso che già conosciamo. Questo è il processo, ok? L'interessato può presentare l'istanza a chi? A me, cioè al responsabile di protezione dati, al responsabile del trattamento, per esempio al fornitore. Se voi avete esternalizzato la gestione della TARI, dei tributi, potrebbero, anziché rivolgersi al comune, rivolgersi direttamente al fornitore dei tributi, cioè al gestore dei tributi. Ragion per cui potrebbe anche arrivare a lui.
dobbiamo essere tutti consapevoli del fatto che qualora arrivi una richiesta per il riscontro dei diritti dell'interessato, anche il responsabile del trattamento deve mandarla al protocollo del comune. Chiaramente in un tempo molto ragionevole, perché noi abbiamo un mese di tempo da quando l'interessato scrive a qualcuno. Il protocollo registra la chiamata, dopodiché questa arriva sull'ufficio, sulla scrivania dell'ufficio di riferimento. L'ufficio di riferimento non è l'ufficio a cui è rivolta l'istanza, ma l'ufficio all'interno dell'ente che dovrà gestire questo aspetto qua. Faccio l'esempio, potrebbe essere la segreteria generale, l'ufficio affari generali, l'ufficio trasparenza, insomma, quell'ufficio lì più che altro perché ha già probabilmente pratica di gestione delle istanze da parte di altri soggetti. Per esempio l'istanza per l'accesso civico generalizzato ai fini della trasparenza, insomma. Nulla questo che se volete utilizzare un altro ufficio potete organizzare come meglio credete. L'importante è che lo definiate. E infatti nelle definizioni iniziali, dove stanno? Definizioni. Vedete? Si parla dell'ufficio di riferimento. È importante che lo decidiate. Perché poi sarà lui che in collaborazione con gli uffici coinvolti e con me, con il responsabile protezione dati, gestirà l'istanza. Quando la ricevete, telefonatemi direttamente, chiamatemi, non solo scrivetemi, perché noi dobbiamo immediatamente delineare la strategia per rispondere in maniera efficace ed agevole al soggetto, ok? Poi manderemo l'invio della risposta e la registrazione. Elementi importanti. Come andare ad instradare la richiesta? Come vi dicevo prima, se voi non governate questo aspetto, l'interessato vi scrive nella maniera che preferisce lui, col rischio che vi chieda molto di più di quanto sarebbe tenuto a richiedervi. Vi ricordate quello che vi dissi prima, no? Quello che ci ha chiesto lo a qualunque. Quando poi vi ha chiesto lo a qualunque, diventa un problema. Perché poi voi dovete negargli delle cose che non sono previste dalla norma. E poi magari gliele negate non perché siete brutti e cattivi, ma perché alcune cose potrebbero mettere a rischio anche la sicurezza del vostro ente. Quel soggetto mi ha chiesto, ditemi quali sono le forme di sicurezza informatica che adottate per tutelare i miei dati. E mica te lo vengo a dire a te. Se ho o non ho il firewall, che tipo di firewall è, se faccio content filtering sulla navigazione internet, se ho dei sistemi che mi bloccano eventuali antivirus. Non te lo dico non perché ho paura di confrontarmi con te, ma perché cosa ne so io di che cosa utilizzerai, perché cosa utilizzerai queste informazioni qua. Magari con queste informazioni tu vieni a sapere che ho una vulnerabilità che io chiaramente non conosco e che tu puoi sfruttare. È per questo che dobbiamo ricondurlo verso un terreno che noi già conosciamo bene. Ed è per questo che noi abbiamo messo a disposizione un modello di richiesta per l'esercizio dei diritti che, oltre a far parte integrante della procedura, io vi consiglio di estrapolare, mettere con il vostro logo del comune e mettere a disposizione nella stessa pagina per l'esercizio dei diritti dell'interessato. Potrebbe essere la stessa pagina quella per la gestione della privacy. Sotto, quando si parla della privacy, di come gestite i dati all'interno dell'ente, potete scrivere, potete esercitare i vostri diritti utilizzando questo modulo, due punti, e poi mettere il link al modello che voi gli metterete a disposizione. Oltre a questo, tra l'altro questo modulo è fatto sulla falsariga dell'esempio del modulo che ha messo a disposizione il garante della privacy. Quindi, come vedete, percorriamo già un percorso consolidato. Questo è la copia del registro che voi dovrete mettere in piedi quando, diciamo così, vi arriveranno le prime richieste. Come questa copia, questo registro non va pubblicato, va tenuto agli atti presso il comune. Ok?
Quindi con questo registro voi semplicemente vi segnate quali sono state le richieste di esercizio dei diritti. Questo perché potrebbe anche capitare che magari il soggetto ve lo chiede una volta al mese o una volta ogni 2 settimane. Allora voi non siete obbligati a fornire un riscontro continuativo, perché dopo diventa un esercizio fine a se stesso, una perdita di tempo. Questo potete dimostrarlo anche attraverso questo registro delle richieste degli interessati. Quindi vi invito, quando vi arrivino delle richieste, poi ad andarlo a popolare e a tenere aggiornato. L'ultimo documento che io trovo molto molto utile è la risposta. Cioè, noi prima abbiamo preparato il modulo di richiesta fatto in maniera tale che vi chiede esattamente quello che chiede la norma e non uno spillo di più. Ma è importante avere anche un bel modulo di risposta, perché quantomeno seguiamo già un percorso che abbiamo definito. Questo percorso, ve lo dico, non lo trovate sul sito del Garante. Questo è farina del sacco del nostro ufficio, perché proprio abbiamo risposto a queste due procedure per l'esercizio dei diritti e abbiamo capito che effettivamente, se siamo schematici e non discorsivi, gli forniamo esattamente risposta sulla base di quello che mi ha chiesto. Vedete, qui si parla dell'accesso e quindi, tramite uno sviluppo di tipo tabellare, noi sappiamo già che cosa andare a rispondere. Vedete, con riferimento alla finalità di gestione della TARI, alla finalità di gestione delle sanzioni del codice della strada, io vado a specificare esattamente le risposte per ogni singolo trattamento che vado a fare che lui mi ha richiesto. Quindi in questa maniera qua abbiamo già un documento che ci aiuta anche a compilare non solamente la loro domanda per fare in modo che sia già stata adeguatamente instradata sui canoni della liceità, ma anche chiaramente la nostra risposta segue degli standard. Ora, dove trovate tutto ciò? Lo trovate, come al solito, momento che rimetto in condivisione, sulla sezione del sito di SINET dedicata agli atti di approvazione e adozione dei documenti relativi. Adesso, a parte che se voi ricevete il bollettino privacy, la trovate tra i vari link che sono in fondo al bollettino. Se voi non sapete di che cosa sto parlando, cioè del bollettino privacy, ve lo ridico, è una newsletter con cadenza più o meno quindicinale in cui noi spieghiamo tutte le novità in tema di protezione dei dati personali. E oltre alle novità, sotto trovate il link a tutti i vari servizi che vi offriamo. Chiaramente sono già inclusi nel servizio che vi mettiamo a disposizione. Quindi, qual è l'indirizzo? L'indirizzo, un momento che ve lo posto anche in chat. Aspettate. Un secondo, interrompi la condivisione, altro, chattare. Questo è il link dove trovate la procedura, ve l'ho messo in chat, ok? Quindi sulla procedura, questa la trovate qua. La procedura è il documento che vi ho fatto vedere da poco, la mappatura dei diritti dell'interessato è, diciamo, lo schemino che vi facevo vedere. Manca ancora la delibera di approvazione, però, perché mi sono dimenticato di pubblicarla, quindi al termine dell'intervento di oggi sarà reso disponibile. Ok, qua vi faccio vedere, ne approfitto già che ci siamo, linee guida per la pubblicazione dei dati online. Se non l'avete ancora adottata, adottatela, perché è molto importante, però so che ha avuto un grande successo, perché dopo l'intervento che abbiamo fatto più o meno un mesetto fa, sempre con Secoval, in molti di voi mi hanno scritto chiedendomi chiarimenti. Vi ringrazio molto, non perché ami particolarmente lavorare, ma perché
vuol dire che comunque la nostra opera è riconosciuta e che il meccanismo di costruzione della consapevolezza sta dando i frutti sperati. Non vi preoccupate, non disturbate mai. Quando avete dei dubbi, contattateci sempre, perché meglio un dubbio preventivo che ce lo togliamo piuttosto che un errore successivo che dobbiamo andare a correggere. Proprio per lavorare meno tutti, voi e io. Quindi se avete dei dubbi, state tranquilli, chiamate e ci fasiamo. Disciplinare di utilizzo delle risorse informatiche. Anche questo lo abbiamo già presentato. Il plus valore è che è già ritagliato anche sulle, diciamo così, sulla situazione informatica, sulle circostanze di gestione, grazie alla collaborazione con Secoval. Quindi è stato proprio ritagliato sulla vostra specifica realtà. Registro dei trattamenti, questi qui sono tutti gli altri atti che sono già disponibili da un po'. Con questo io lascerei spazio alle vostre domande. Daniele, vedi delle domande tu? Al momento no, potete anche eventualmente alzare la mano se volete intervenire dal vivo, oppure sotto se c'è sia la sezione domande e risposte che la sezione chat dove avete trovato il link, se avete dei chiarimenti da richiedere. Ok, le slide dell'altra volta, adesso vediamo sia le slide che vi ho trasmesso oggi, a questo punto facciamo così, Daniele, te le rimando entrambe e così poi le metto in posizione tramite i soliti canali, insomma. Perfetto, sì, io quelle della pubblicazione dei dati online, a chi le ha richieste le ho inviate anche via mail. Comunque sì, anche lì saranno disponibili su Secoval Extra, dove trovate tutte le informazioni, insomma, che pubblichiamo e dove ci sono anche le registrazioni degli webinar. Lanciamo questo invito anche adesso in chat. Ci sono degli argomenti che vi piacerebbe approfondire? Tanto io veramente sono a vostra disposizione, perché è importante che riusciamo a ritagliare una collaborazione sulla base anche delle vostre necessità. Se vi sentite insicuri, carenti, avete qualche dubbio, chiedete, perché veramente sul tema siamo molto aperti. Sul tema della videosorveglianza, con alcuni comandi stiamo già collaborando, proprio perché quello lì è un tema che, se volete, possiamo anche fare un intervento, però sarà un intervento di carattere generale. In realtà abbiamo già preparato e abbiamo anche già presentato la bozza di regolamento per la videosorveglianza, però se potete già anche rivolgervi ad alcuni degli enti con cui abbiamo già iniziato il processo, dovete sapere che poi lì dobbiamo fare delle analisi di impatto che poi, eccola qua, argomenti da approfondire, uso di telecamere, di videosorveglianza all'interno dei nostri uffici. Recepisco molto positivamente l'invito e naturalmente mi farebbe molto piacere, magari facciamo appunto una puntata sul tema della videosorveglianza in generale. Apro brevissimamente la parentesi. Il tema è dibattuto perché effettivamente in alcuni casi si rende necessaria la videosorveglianza, cioè i casi in cui magari front office, che ci sono dei furti, oppure che è una zona scarsamente presidiata, oppure anche molto negli asili si discute tanto sulla videosorveglianza nel perimetro dell'asilo, al di fuori dello stabile. Sono tutte situazioni dove comunque
si può fare, ma a fronte di una reale necessità concreta. Cioè io ho già dovuto gestire delle situazioni dove abbiamo messo delle telecamere, ma erano situazioni, diciamoci, sanguinose, dove magari sono entrati e hanno anche rubato un notebook in un front office. E allora lì è necessario. Però prima di mettere una telecamera, la domanda che dovete porvi è quella che si fa di solito il garante. La telecamera ha una finalità di carattere dissuasivo. Significa che io lo vado a fare perché reputo che ci sia una circostanza per cui sono fallite tutte le altre modalità di tutela dei dati, delle persone e quant'altro, ed essendo fallite, questa è un'estrema ratio per andare a tutelare le situazioni. Quindi prima di mettere una telecamera, e in particolare nell'ufficio, chiedetevi, ma è così necessario? Perché se non è mai successo niente, oggettivamente non lo è. Poi è vero che dopodomani magari entrano e vi rubano l'hard disk di backup che tenevate nel cassetto. Ma lì la domanda che vi dovrete porre in quel caso lì non sarà perché non ho messo la telecamera quando me l'ero chiesto. No, la domanda sarà perché ho lasciato un hard disk di backup all'interno di un cassetto che è il primo posto dove vanno a vedere, o magari le chiavi della cassaforte, perché purtroppo succede anche questo. Questa è la vera domanda. La telecamera del provvedimento del 2004 della videosorveglianza, 2004, 17 anni fa, il garante scrisse: ragazzi, sarebbe meglio che voi faceste il documento delle scelte. Cioè, quando scegliete di andare a fare un sistema, ad adottare un sistema di videosorveglianza, sia esso il conteggio delle persone alla stazione, quando non la rilevazione della velocità, quando non la telecamera nell'ufficio o la bodycam, quali sono le motivazioni che vi hanno spinto a scegliere di ricorrere a quella tecnologia? Adesso quel documento delle scelte purtroppo non è più presente, è stato abbandonato. Però chi ha adottato il percorso di messa a norma che io propongo, cioè il regolamento per la videosorveglianza, la delibera di giunta successiva, cioè il regolamento di videosorveglianza passa in consiglio comunale. Poi ogni trattamento nuovo passa in giunta e lì ci si chiede, l'ho fatto per questo motivo qui. E allora, come vedete, torna in auge un regolamento, un documento delle scelte dove tu effettivamente ti vai a porre qual è la domanda sul qual è la motivazione che mi spinge ad utilizzare quella tecnologia. Perché non vi dimenticate mai, videosorveglianza è sempre una forma di invasività. Altre domande? Vedo che per ora siamo a posto, diciamo questo. Allora, questo elemento qua vedo che ha scaldato meno gli animi anche dal punto di vista dei partecipanti rispetto alla pubblicazione dei dati online. Lo accetto e lo comprendo, ma attenzione, lo comprendo, ma non lo condivido pienamente. Allora, tenete conto di questo aspetto. Tutti ci si preoccupa della pubblicazione dei dati online perché il garante sanziona quello. Ma perché il garante sanziona quello? Perché è molto più facile. Il sito internet è una vetrina. Quindi è la prima forma di attacco, tra virgolette, alle inadempienze dell'ente. Questo è residuale. Il cattivo riscontro dell'esercizio degli interessati. Perché è residuale? Perché nella maggior parte dei casi gli interessati stessi non conoscono ancora bene l'argomento di cui si sta parlando. Questo non vuol dire che non sarà un tema che prenderà piede. Io rispetto al 2018 ho avuto zero riscontri, 2019 ho avuto zero riscontri, 2020 ho avuto due riscontri, 2021 siamo già a 5, quindi come vedete la cosa sta cominciando a prendere piede.
ma anche perché certe volte diventa una forma di dibattito e di, capite, diventa anche un contraddittorio. In sostanza, lo sapete voi che la protezione dei dati personali, pur essendo una materia fatta di sostanze purissime, purtroppo certe volte viene utilizzata anche, viene anche strumentalizzata. Lo dobbiamo vivere con il massimo del pragmatismo, questo elemento qui, quindi noi dobbiamo garantire al massimo gli indirizzi, scusate, i diritti agli interessati, comprendere questo aspetto qua, ma soprattutto non sottovalutarlo. È per questo che più avanti, già butto io la palla a Daniele, faremo un altro intervento sulle informative, perché sulle informative anche qui stiamo lanciando nuove forme di comunicazione con i soggetti, quindi mi farebbe piacere anche spiegarvi che ci sono approcci diversi in contesti diversi. Quando voi buttate fuori l'accertamento Tari, è chiaro che non gli potete fare tutta la spatafiata, perché pagate anche le pagine. E quindi magari è sufficiente un'informativa breve da riporre e dire vai a vedere da un'altra parte. Per quanto riguarda la videosorveglianza, secondo me il sistema migliore è fare un'informativa bella e scritta bene sul sito. Per quanto riguarda invece un modulo cartaceo, lì è molto meglio avere un'informativa cartacea scritta bene sul retro dello stesso modulo, di modo che quando uno ricompila il modulo, voi avete la prova che gli avete anche somministrato l'informativa. Capite? Il garante non parla di informativa in realtà, parla di informazione che voi andate a conferire. Quindi, una volta identificati i requisiti, capiremo come farla. Ma questo appunto ne parleremo nella prossima puntata. Credo che se non avete altre questioni sia tutto. Cosa dici, Daniele? Sì, direi che se non c'è nulla, io come al solito ricordo pagina assistenza.secoval.it dove aprire un ticket selezionando come motivo della richiesta DPO Data Protection Officer, andiamo a raggiungere direttamente Aldo e i suoi collaboratori che ovviamente possono dare risposta a tutte le vostre richieste. Se non c'è altro, sì, direi Aldo che sei stato più che chiaro, ci vediamo alla prossima. Arrivederci, grazie ancora. Arrivederci a tutti.